Abbiamo appreso dalle emittenti dei media che appunto il signor Cirami ha inviato un comunicato stampa dove appunto dichiarava l'impossibilità affinché appunto il ponte il giorno 24 si aprisse. Da parte nostra, da questo comitato, c'erano insomma delle avvisaglie che comunque avevamo pensato che molto probabilmente questo ponte non riuscisse ad aprirlo. Siamo veramente amareggiati, stanchi, arrabbiati. Noi chiediamo a gran forza l'intervento di questa amministrazione, di questo sindaco e soprattutto del nostro presidente della regione Renato Schifani, perché è veramente una cosa aberrante. È inutile dire che c'è un quartiere desolato e arrabbiato. Noi come comitato speriamo di placare gli animi e di dire comunque che di aprire nell'immediatezza e al più presto possibile questo ponte, perché non possiamo ancora più sopportare queste angherie, questi soprusi e semplicemente aberrante il fatto che un quartiere viene appunto limitato e deve fare 12 km per raggiungere centro città. Chiediamo a gran forza innanzitutto un colloquio verbale col signor Cerami, direttamente con noi, perché è con noi che deve anche parlare e dare delle risposte, e noi contestualmente dare risposte a chi ci ha eletto e a chi noi rappresentiamo. Noi non possiamo essere più messi da parte, siamo in prima linea, dobbiamo e vogliamo sapere notizie certe di questo ponte e soprattutto vogliamo che si apra subito e immediatamente, perché non è possibile più aspettare, non è possibile più appunto stare calmi.